Villa Crespi, il ristorante del signor Canavacciuolo. Sono venuto qui sul lago d'Aorta e praticamente io insieme ad altre quattro persone siamo entrati in cucina e sostanzialmente abbiamo fatto un corso, una lezione in cui ci ha spiegato un antipasto, un primo e un dolce. Io ho qua le ricette con me in una busta, mi aveva fatto questo regalo per la mia laurea e grazie, vi ringrazio di nuovo. Boh, guardate com'è andata. Vale la pena? Sì, non aspettatevi una roba attiva e one to one, nel senso che cucinate solo voi con lo chef, però è molto bello, gli chef sono veramente tutti molto 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 gentili e disponibili, ti spiegano un sacco, ti spiegano anche dei segreti, delle variazioni che puoi fare per rendere o il piatto più semplice a casa o con gli stessi elementi fare delle altre ricette. Non ho pranzato, però ho scroccato palesemente, cioè le cose che hanno preparato per noi le abbiamo mangiate. Poi i miei compagni di corso facevano un po' quelli che non volevano mangiare tanto, io mi sbattevo le balle. E dopo, quando avete finito, potete venire a fare un giro a Aorta. Sembra abbastanza disabitato in questo triste venerdì 14 febbraio, però c'è il lago. Molto bello.